voglio ritornare a quello che ha detto il sindaco, perché stasera quella sua arroganza politica non mi è piaciuta stasera. Dice è una normalità diversa, può piacere del suo cuore, diciamo con piacere. Perché parlava di coerenza quando lui è stato. No, sono coerente rispetto dell'elettorato, tu sappi che sei il fautore del ribaltone, quindi dell'incoerenza noi abbiamo preso esempio da te, quindi questo qua giusto che si deve chiarire questo aspetto qua, perché tu ci hai dato esempio da questo punto di vista. Poi parlava di programma elettorale, io non mi risulta forse che è stata presentata, non lo so se è stata presentata, lo chiedo al segretario, se è stata presentata la relazione nuova con previsto del regolamento o per legge, posso scegliere, non solo per regolamento, per legge. No, questo che significa? E così ci spieghi cosa hai fatto alla città, perché stai facendo una cosa e spandolare sta a bannere, ma tutto ciò che hai fatto, il programma, che non diciamo mai. Questo è il mio pensiero. No, io me lo sono guardato il tuo programma, sia quello della prima legislatura, sia questo qua, e su 10 punti forse ne mancano 6 o 7. Quindi dico, prima di fare questa bandiera di vittoria, bisogna dire alla città le cose come stanno, perché non penso che c'era tutto questo sorriso da sventolare per due tombo, voglio dire, perché c'è tante problemi, la città e ne paramo solo da una piccola sciocchezza. Grazie consigliere Ingegnere, lei stava facendo un intervento prima che purtroppo si sovrapponesse l'intervento del consigliere Amato che ha svolto. Se ha da completare o da chiarire alcuni aspetti, completi. Ma io mi stavo guardando ingegnere, perché si spiega. Io mi sono spiegato, non è che io posso. Questo è un fragoraggio vuoto per ciò che è un sufficientemente chiaro il consigliere Mario Amato rispetto alla richiesta che lei ha fatto e alle proposte che ha messo in campo, è sufficientemente chiaro il ha chiesto di parlare nell'ordine anche il consigliere Fulmine, però dico è esaustivo fino ad ora alla luce di quanto espresso dal consigliere Amato e Mario e concordo con quanto detto dal consigliere Amato, io proporrei questo eventualmente, visto che insomma i cittadini aspettano da parecchi anni, per aspettare una settimana e più, una settimana e meno, dico, chiedo all'ingegnere se è possibile fare uno studio di fattibilità in quel senso e cercare di dare a largo raggio più possibilità agli utenti, e casomai richiedendo eventualmente un nuovo parere igienico sanitario, e se dico, l'amministrazione è d'accordo a ritirare il punto, a fare uno studio di fattibilità e a riportarlo in consiglio comunale. Poi sulla sua proposta posso rispondere io. Se fattibile o meno. Quindi questa è la mia proposta all'amministrazione e all'ingegnere, visto che l'ingegnere aveva qualche perplessità da quel punto di vista, dico se è possibile fare uno studio in tal senso e quali sarebbero eventualmente la tempistica, non penso che un anno e mezzo o due anni. Grazie. Caro consigliere Fulmine, questo è il consigliere Sapienza era nell'ordine. Prego, assessore. Scusate se resto seduto, in questo caso intervengo nella qualità di assessore. Ci sono parecchie cose a cui rispondere. Per primo vorrei invitare l'ingegnere Mangari. Mi chiamando il sotto intervento. Ingegnere Mangari, vorrei invitare l'ufficio a vigilare in maniera ancora diciamo proficua sugli andamenti che dei lavori che si effettuano nel civico cimitero, e la il consigliere Fulmine aveva fatto notare su quest'aula di una vecchia tomba se effettivamente i lavori si stavano presentando o meno. Io sono intervenuto, ho investito l'ufficio in un primo tempo senza consultare il documento, mi ha detto che sicuramente se era stata data la valorizzazione in quel modo era regolare. Io ho sollecitato anche ulteriormente dicendo che
controllare e di verificare su cosa. Dopodiché sicuramente l'ufficio avrà verificato, io penso, credo, e vuol dire che diciamo sapere, però io invito l'ingegnere Magri a appunto a assumere le loro responsabilità, certo, perché oltretutto lo sto dicendo ovviamente, l'ho pure invitato a verificare, a constatare se quel restauro su quella singola tomba, diciamo se quelle misure che così sommariamente diceva corrispondevano a vero meno. Ma no, io ora dico genericamente di digitare. Scusate, la cosa più grave, scusa assessore, innanzitutto la ringrazio per il lavoro svolto, sta facendo veramente il lavoro della Confederazione. No, dicevo questo, non si possono accettare. Sì, è solo che è la parola. Sì. Non ho capito io. Posso? Fai intervenire. Grazie. Io non accetto, dico non accetto le risposte da parte di chi dovrebbe garantire, no, il rispetto delle regole, non mi aspetto anche sui incentivi, anche sui decisioni, è questa la cosa che fa rabbia, cioè non è tanto, perché purtroppo noi quello è nella natura dell'uomo allargarsi, come non ci vedevo in una casa e in tutte le cose, ma è chi deve fare rispettare le regole, non mi aspetto che mi dici anche su 20 centimetri, anche su 10 centimetri. Siccome là si parla di un metro e mezzo, cioè i 10 centimetri, o i 20 centimetri sono numeri. Scusi, assessore, scusi, signor Presidente. Chiaro. A me l'ufficio mi aveva confermato che si erano rispettate le misure, poi così su quel singolo caso, però io invito l'ufficio a verificare genericamente su tutto. No, ma sì, genericamente lo sbaglio sempre. Questa proposta di delibera. Prego. Questa proposta di delibera chiaramente è una volontà politica che nasce dalle esigenze dei cittadini. Mi permetto, non l'ho mai detto, però mi permetto adesso di fare un po' di cronostoria degli anni passati. E qua c'è sia il sindaco che l'ingegnere Magri che ovviamente sono attori assieme a me di queste cose. Già parliamo di oltre 4 anni fa, quando io nella scorsa consigliatura feci ho ricoperto questo incarico di assessore con la stessa delega, per cui assieme all'ufficio abbiamo sbloccato l'assegnazione di 70 vecchie tombe nel vecchio cimitero, cioè tombe già vecchie appunto, come dicevamo prima, che sono quelle da restaurare, per cui posso andare orgoglioso di poter dire che abbiamo accontentato 70 richieste, 70 cittadini, 70 famiglie. Questo è successo 4 anni fa. Contemporaneamente, assieme al sindaco abbiamo investito sulla parità intenzione del nuovo civico cimitero e oltretutto nello stesso progetto della pavimentazione abbiamo pensato di ricavare dove è possibile di ricavare altre aree da destinare a tombe, così simile a questa delibera che stiamo facendo. Questo progetto risalente a 4 anni fa si sta attuando in questi giorni, abbiamo già provveduto all'assegnazione di oltre 20 aree. E il giorno 8 ci sarà la prossima assegnazione, in poche parole dovremmo dare 100 aree, adesso siamo in itinere, siamo in corso, stiamo provvedendo ad assegnare 100 aree nel nuovo cimitero, questo qua. E queste richieste che come diceva il consigliere Amato, queste richieste che sono quasi 400 richieste, 394 per la perfezza,
sono richieste risalenti a ben 15 anni fa, per cui come stavo dicendo prima è una scelta politica questa dei campi comuni di cercare appunto di destinare tutto questo terreno che già è in più, molto in più rispetto alle esigenze che ci sono. Diciamo, per cui questa scelta di fare le tombe deriva dalle richieste dei cittadini. Dei cittadini che io mi confronto tutti i giorni da diversi anni. E devo dire, colleghi consiglieri, devo dire che c'è stata anche la richiesta di qualche vincola. Cioè l'edicola, parlando in termini bianco-inglese, lo si intendono le cappelle gentilizie dei privati, l'edicola che lo rimane qui. Però ho ricevuto io personalmente pochissime richieste, devo dire che ci sono, ma ne ho ricevuto pochissime. Invece abbiamo ancora tantissime richieste di aree, cioè diciamo delle aree. Per cui tra le 100 che stiamo assegnando, tra, come dicevamo prima, il sindaco se pensa che ne possono essere, oltre 200, già arriviamo quasi a 350 di nostra cooperazione. Nel frattempo già in questi giorni l'ufficio sta provvedendo, adesso lo sto già anche in questo ciclo stesso, sta provvedendo ad individuare ancora nel vecchio civico cimitero le tombe diciamo abbandonate, per cui noi otterremo un doppio scopo, cioè quello di individuare ancora ulteriore tombe e quello di eliminare diciamo quella tutta vista delle vecchie tombe, cioè diciamo già demolite, disuso, ma lo può comprare qualcuna propria magari diretta, c'è cioè la rossa diretta, per cui proprio quelle sono, già ci stiamo provvedendo a diciamo fare questo. E poi vi posso ben dire che assieme all'ufficio e nelle sedi opportune anche qualche consiglio ai funzionari regionali, ho chiesto se si potesse fare, se si potesse ottenere l'allargamento del nostro cimitero. E ho ottenuto chiaramente risposte ufficiose, perché non abbiamo fatto ancora nessuna richiesta, perché questo discorso qua indica una variante al piano regolatore, per cui questo discorso ce lo riserviamo diciamo successivamente. E comunque l'idea dell'amministrazione sarebbe questa, che poi nell'eventualità che si possa appunto allargare il cimitero, lì già possiamo sicuramente si farà un discorso diversificato di possibilità, sia di edicole che di tombe, di popoli, eccetera, eccetera. Ma comunque questa delibera che ci apprestiamo a votare stasera, cioè, è una prima delibera, ne deve seguire, collega, questo è importante, ne deve seguire per forza di cose un'altra. Questa è la delibera di dire che noi variamo la destinazione d'uso dei campi comuni alla possibilità di poter fare delle tombe. Poi ci deve essere una planimetria, dobbiamo decidere come fare e cosa fare di quei campi comuni, sempre fermo restando che c'è l'osservanza delle leggi e delle regole. Fermo restando l'osservanza ovviamente che si tratta del vecchio cimitero e per cui nel vecchio cimitero bisogna stare attenti a come edificare queste appunto queste cose. Per cui nella prossima delibera che si deve fare per forza di cosa, perché poi bisogna approvare la planimetria, lì ancora
abbiamo tutta la possibilità di poter decidere cosa fare. Spero di essere stato chiaro. Ripeto, questa prima proposta di delibera di stasera è la variante alla destinazione d'uso. La possibilità di costruire, di edificare quello che poi sarà, quello avverrà con una successiva delibera. E la successiva delibera è chiaro che la dovremmo dare in Consiglio Comunale. Spero di essere stato qui. Grazie, assessore Sapienza. Ha chiesto di intervenire il sindaco, prego. Sì, allora, scusate, c'è, contrariamente a come qualcuno diceva, il Vangelo non c'era nessuno. Fa parte della nostra programmazione, fa parte del risultato che vogliamo raggiungere insieme, e dunque l'amministrazione comunale sente il dovere di recepire i suggerimenti più positivi che partono sia dal settore della maggioranza sia dal settore dell'opposizione. Allora, la proposta, segretario, sto facendo una proposta, l'amministrazione fa una proposta di emendità per la proposta così come era stata originaria, chiaramente poi se la mia proposta tecnicamente può essere, cosa vuoi fare? C'è un emendamento su profondo di no, c'era l'emendamento su me, io lo faccio poi dopo nell'ordine che ho fatto un intervento, ora abbiamo fatto l'emendamento sul pensiero. Io se ne sento come se lo pensavo un po' più, se ti fa contento, no? Il mio ragionamento non è affatto pretestuoso, né strumentale, e tutt'altro. Io ho sentito settore dell'opposizione, ho sentito settore della maggioranza, l'amministrazione comunale fa una proposta, chiaramente poi da sottovalutare all'organo tecnico, se siccome noi siamo convinti che quando si fanno non si fanno le cose strumentali per non farle fare, ma si fanno per migliorare, noi abbiamo la piantina, sono 8 aree comuni da destinare ad area per tono. Di queste 8 aree, che ho detto, scusate, 8 campi comuni. 8 campi comuni sono, che li destiniamo ad aree per tono. Di queste 8 aree comuni che diventeranno tutti 8 aree per tono, l'amministrazione comunale fa questa proposta. Siccome ci sono 2 macro aree per tono adesso, queste 2 macro aree lì per questa sera li lasciamo aree comuni da destinare con appositi a pareri igienico sanitario e tutto per fare le cosiddette, come si chiamano, le imprese, e sono quelli che hanno come perfetto. Ora io elenco tutti quelli che rimangono nella mia proposta, 2 sospetti, 2 rimangono campi comuni da dare subito mandato all'ufficio tecnico, se è possibile di dirli a, se è possibile lo vediamo stasera, dopodiché se è possibile l'ufficio, no, li stiamo togliendo, questo sì, non se ascolti, no, no, ingegnere, ho detto una cosa, io ho detto se è possibile toglierli, poi si dà man- ah sì, già si è stato, perfetto. Facciamo l'emendamento per togliere. L'amministrazione comunale propone su queste 8 aree che non sono tutte uguali, scusa, che non sono tutte uguali come estensione, alcune piccoline e poi ce ne sono 2 grandi. Queste 2 grandi, io dico, la proposta dell'amministrazione comunale è che rimangono stasera a campi comuni e dunque tutto il resto si porta a votazione, e da domani gli uffici lavoreranno per prendere i pareri, come lo stesso no, le spiego, dottore, consigliere comunale, le spiego, perché poi le spiego,
siccome io sono convinto, mi sto facendo questa convinzione, no? Se qui dentro vogliamo fare, cominciamo a fare questi, per dare un senso di esame per lavorare, e da domani quei due campi che io indicherò adesso con numero, diventeranno, si adibiranno per fare che dico restante che da domani si appeserà. Ma come ha detto che ci sono delle perplessità sulle lavorazioni? No. Ma se ci sono sempre per tu, ascoltate, se non si possono fare non si potranno fare mai. Ascoltate, se non si potranno fare, se non si potranno fare, se non si potranno fare, consigliere una di Medio Congalletti, che so che non sorprende, se non si potranno fare, non si potranno fare, sia se ritiriamo la proposta, sia se la lasciamo così. Siccome sono convinto che qui c'è la buona fede per andare avanti, e siccome sono convinto che la proposta che parte da fuori settori dal consigliere della maggioranza, fatta presa in valutazione dall'amministrazione comunale, la mia proposta è ritiro e formalizzo la proposta di emendamento. Area somma numero 14, area somma. No, la fa fuori il consigliere. La può fare il consigliere Appalato. L'area tomba 14 e l'area tomba contrassegnata con numero 16, che sono due macro aree che dunque portano a quasi 50%. Si stracciano, restano oggi capo comune e da domani si lavora per acquisire parenti. Dio, ci vogliamo visto, dottore Fune. Io direi se noi ritiriamo un minuto preciso, chiamo il deprimento, se non è possibile fare quella cosa, fino a poi diceva, ma è questione della settimana, scusate, mi ridiamo il punto. No, Furnari lo sta facendo con Alezia. Furnari sta proponendo il ritiro del punto. Il primo a parlare. Sì. Consigliere Pagliamato, lei che è il primo a fare dei proponenti rispetto ad un indirizzo relativo alla proposta. C'è una proposta in campo anche dell'amministrazione? Intanto è chiaro l'indirizzo espresso dal consigliere Furnari come anche dal sindaco, è chiarissimo. Consigliere Amato, Mario, vuole precisare i termini della tua proposta? Formalizza la tua, il tuo intervento. Precisa i termini. Deve essere formalizzato. Prego, consigliere Amato. Bravo, ed è giusto. Allora se la scrivete è meglio, perché vedete, io per valutare. Il consigliere Mario Amato sta chiedendo di votare una proposta di sospensione del Consiglio Comunale per poter scrivere la propria, il proprio indirizzo da valutare questo Consiglio Comunale per 10 minuti. Dunque chiede la sospensione per 10 minuti. Consigliere Assessore Sapiezzi. A nome della maggioranza tutta accogliamo la proposta di sospensione. 10 minuti? 10. 8. 10 minuti il Consiglio Comunale. Sono le 5. Si vota. I consiglieri di Francia che hanno chiesto 10 minuti di sospensione per poter
bianco di una loro proposta, chiedo che chiariscano quali sono i termini della proposta. Presidente, l'appello però ma siamo tutti qua. Manda pure perché il dottor Rossi. Ma io sei sempre, dai. Chiamiamo un momento appello. Sì, sì, verifichiamo il numero legale, però anche se evidentemente c'è. Tutti siamo, dai, vengo sapendo. E allora, consigliere Amato, lei ha la parola. Mario. Allora, vediamo. Presidente, soltanto per è importante sapere che il partito è presente dalla commissione, quello che erano i risultati del lavoro svolto, del nostro sport contro l'attivo padere e quello che erano i pensieri di ognuno di noi all'interno dei verbali. Quindi questo è ricordato importante. Quindi in ogni caso come noi facciamo un po' di politica, ci sono delle prime genitori che purtroppo sono così, ci sono dei verbali, ci sono delle idee cavate, quindi anche voler fare un tipo con il piede quando dell'aula non è giusto, neanche corretto, già c'erano delle facce che dicevano che è detto che viene dell'aula. Perché nella commissione non viene spesso, ho detto che nessuno viene dell'aula, perché poi avevo un confronto con l'amministrazione. Ora, per quanto riguarda l'emendamento, siccome dobbiamo passare forse la traccia di quello che è il pensiero, allora dobbiamo fare questo scritto, perché pensavo che anche con il semplice intervento poteva passare come una proposta di variazione, con i vari pareri che poi di contenuto ci sono per funzionare, ed è quello che è il limite di struttura di una proposta di estrazione. Sono stato chiaro? Allora, noi abbiamo scritto questo emendamento. Allora, si chiede di indagare la delibera con uno studio di fattibilità a fine di definire le aree dei campi comuni oggetto dell'odierna proposta di adibirla ad una ripartizione equa in cappelle e di colopole e contabilità. Questo è il pensiero della no, io voglio capire perché dottor io lo posso dire. No, certo non lo devo consegnare. Però è un emendamento che riguarda un lavoro che deve essere fatto qua stasera oppure è un rinvio? Allora, all'interno di questa aula ci sono svolte diverse situazioni di integrazione a proposte quindi è un'integrazione della soprattutto le Marche. Sono state fatte delle stesse su questa decisione. Uno, quello di emendare a posto delle proposte è votato, prima l'emendamento e poi punto su uno con la proposta. Quella volta dipende acqua e c'è un emendamento. Ci sono le condizioni di lasciare il parere, quindi diventa funzionario, di portare avanti il lavoro. Sta dicendo cosa vorrei? Eventualmente di spostare eventualmente il posto comunale, ma non dipende da me, io faccio quello che dico, faccio dentro. Su dentro ho bisogno, su dentro. Questo c'è un momento. Su dentro ho bisogno. Allora, si chiede, la proposta è questa, si chiede di integrare la delibera con uno studio di fattibilità al fine di adibire le aree dei campi comuni oggetto dell'odierna proposta di delibera ad una ripartizione equa in cappelle edicole, loculi e contraterritoriali. Quindi è un ritiro scusate, è il consigliere Amato che ha fatto questa proposta, è il consigliere Amato che precisa i termini, non è il libro di interpretazione, ha scritto in quella maniera. E dunque, cosa dice con chiarezza quello che chiede? Ora, Questo è per questo emendamento. Vediamo che consiglieri avete perplessità rispetto alla proposta. Come vuoi avere sull'emendamento? Io lo faccio e poi vediamo cosa viene sponda. Allora, non sono per perplessità. Tu se mi ci metto, non va bene, equo. No, 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 no.
stai stravolgendo l'idea proposta di oggi. Chiedo scusa, rispetto all'emendamento si era amato Mario. Lei è in grado di esprimere qui un parere tecnico in merito a quella proposta di emendamento, così come abbiamo fatto con la proposta del sindaco e di altri che ce ne possono essere. Prego, ingegnere. Allora, un po' di silenzio. Io ho espresso il parere favorevole su questa proposta, per la quale è stato espresso parere favorevole dell'ufficiale Santana. Per cui il mio parere è basato anche sull'ufficiale sanitario e su questa programmazione. Punto. Integrando questa significa che sulla proposta che rappresenta un'altra situazione rispetto alla proposta attuale, per il quale mancano tutti gli studi prodromici e anche i pareri prodromici, io esprimo un parere negativo. Per cui, consigliere, vogliamo procedere? Procediamo, ma sta dicendo con chiarezza cosa pensa. No, chiedo di intervenire. Scusate, non sta dicendo con chiarezza. Prego, consigliere Amato, un po' di silenzio. La parola, io su questa proposta. Ciao, consigliere, prego. Grazie. Un po' di silenzio. Amato, un minuto. Lasciamo. Scusa. Prego. Io mi sono espresso. No, stiamo cercando di capire. Vogliamo arrivare a un obiettivo, ingegnere. Lei ha detto parere contrario. Perché mancano gli studi. Ma una volta che lei fa gli studi e chiede tutti i pareri, il parere diventa positivo. In questo momento è negativo perché non c'è il parere, ma non che c'è più il negativo anche dopo. No, ma non c'è. Ma non è più quella proposta, però. Ma che c'entra? Scusate. Ora parlate. No, è per capire. Prima che così è amato di terminare. Io non ho terminato così. Io sto dicendo, se questo emendamento fa parte integrante di questa proposta, considerato che i pareri non sono più per quel tipo di proposta come aveva dato l'ufficiale sanitario l'ingegnere Mangel, siccome ha bisogno di quello che ho capito l'ingegnere, che lasciandolo così è contrario, perché i pareri non sono stati dati per cose diverse da quelle che sono. Questo poi non lo sta dicendo lei, io sto dicendo. No, sto cercando di interpretare quello che ho detto. No, non interpretare, io ho detto, posso parlare. Consigliere, se ha finito facciamo intervenire il Non ha finito. Un minuto, il consigliere Amato non ha finito il suo intervento. Prego, consigliere, si sta intervento. Una parola. Prego. Cercare di capire. Ci sono pareri favorevoli dell'ufficiale giudiziario addetto ai sanitario. Scusate, siamo in orario. È un parere favorevole dell'ingegnere per fare quel tipo di lavoro. Con questa integrazione il parere è contrario. Ma io ho capito che è contrario perché ci sono stati cambiamenti, perché le autorizzazioni e i pareri sono stati chiesti per quella cosa. Ma non significa che dopo, se questi pareri si possono ottenere, non è che si possono ottenere. No. Si possono ottenere. Che il mio emendamento era proprio questo. Si possono ottenere, no, che già a priori no. Scusate, si possono ottenere. No, io no. L'emendamento, perché sennò stiamo creando un dibattito su un parere che secondo me deve essere espresso in maniera diversa. Ma non perché vai, ingegnere, consente che il consigliere Vasta un minuto preciso per questo aspetto, poi si è preciso anche lei. Consigliere Vasta, prego, alla parola. Un po' di silenzio. Su uno studio di far interpretare così. Scusate, forzato la mano, ingegnere. Non dovevi forzare la mano. Consigliere. Non tiene che spostare. Ma c'è tutto il mio. Consigliere, non è tuo. Chiesto. Consigliere, non possiamo continuare un dibattito in questa maniera. Sottendiamo la proposta. Ma ci siete. Un po' di silenzio. Prego, consigliere Vasta. Così non si può, non si può verbalizzare. Io ti assicuro che l'associazione è stata proposta, perché sfido chiunque di voi a sedersi qua a verbalizzare. Non c'è un intervento lineare, c'è un intervento, ma sono sette interventi sotto. Consigliere Vasta, prego. Lei ha la parola. Ingegnere, solo per chiarimento, l'emendamento del consigliere Amato è stato formulato sullo studio di fattibilità
proprio perché in questo momento su quel tipo di emendamento noi riteniamo che lei non abbia bisogno, visto che si parli di studio di fattibilità ancora, non abbia bisogno di ulteriori pareri. Perché, vengo e mi spiego, è vero che noi vediamo una rimodulazione degli spazi, ma in questo momento quello che stiamo chiedendo noi è di integrare la delibera al fine di valutare questa possibilità con uno studio di fattibilità. Silenzio, consiglieri, prego, completo. Cosa diventi un'ora della seduta, poi decidere cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Il consiglio comunale può fare qualsiasi cosa, poi il tecnico decide a un parere favorevole o contrario, il consiglio se ne assume la responsabilità. Quindi no, certo, non lo dicevo al consigliere Paparazzi. Quindi noi riteniamo che, siccome si parla ancora di studio di fattibilità, quella che lei ha suggerito come soluzione è una soluzione che viene successivamente allo studio di fattibilità, cioè la richiesta di pareri viene conseguentemente alla votazione di questo emendamento. Sono studio di genere? No, ma deve essere. Scusate, andiamo a vedere che poter esprimere una considerazione, sennò giriamo vuoto. Il mio ragionamento, il mio parere, come rilasciato, attiene prettamente alla procedura in merito alla deliberazione, alla proposta di deliberazione che in atto c'è. Quindi non è che io mi sto riferendo alla bontà di quello che è la proposta, ma io tecnicamente ora su questa proposta l'inserimento di qualche cosa che è un'indicazione di qualche cosa per la quale si deve andare a fare uno studio che non è quello relativo all'attuale proposta, è inammissibile e negativo sotto questo profilo. Quindi non sto entrando io. Ritiriamo, faccio una. No, meno. C'è il consigliere Fornari nell'ordine, poi c'è la parola. Consigliere Fornari, lei ha la parola. Poi silenzio, sta parlando il consigliere Furneri. Cortesemente sta parlando il consigliere Furneri. Cortesemente, la seduta è registrata, per cui ognuno sa quello che dice. Prego, consigliere Furneri. Consigliere, se non siamo in grado di poter continuare un dibattito, sospendo la seduta. Prego, consigliere Furneri. Prego, consigliere Burna. Allora, io ripeto quello che ho detto poco fa, dico, alla luce di tutte queste perplessità che noi abbiamo, dico, non sarebbe più opportuno che, tenendo conto dell'emendamento presentato dal consigliere Amato, rinviare i lavori a una settimana e incaricare l'ingegnere Mangere a fare uno studio di un'eventuale integrazione di questo emendamento, e ritornare in aula la prossima settimana se non si può fare questo tipo di discorso, si ritorna con la stessa delibera. Non si può fare nessun parere per quello che stai dicendo, giusto? Ora no, non spiego nessun parere. Io sto dicendo se rinviare i lavori al prossimo mercoledì per vedere se è possibile integrare l'emendamento presentato dal consigliere Amato e vedere che ci ritroviamo in aula la prossima settimana. L'ingegnere ci dirà: è stato possibile fare quel tipo di integrazione per che faremo? E ci dica lei quali sono i tempi. Non lo so, io non parlo di cose. Scusa, non si può fare che si ritira e quando è pronto si porta così integrato con me. Ognuno dice quello che gli è stato detto. Dico, questa è la mia proposta, sulla mia proposta. Sì, è formalizzata. È carissimo. Allora, a questo punto, se c'è qualcuno che vuole intervenire sulla mia proposta, quindi c'è un posto. Sulla proposta c'è un posto. Prego, un minuto, c'è il sindaco perché parla il consigliere Amato, che aveva chiesto di parlare. Alla fine fa un ragionamento, c'è un dibattito politico. Sulla proposta? Sulla proposta? Prego.
lo so. Ascolti, consigliere di maggioranza è un'opposizione. Consigliere Amato, prego, intervenga giusto. E poi consigliere Amato, c'è prima sempre. Prego. Io ritengo che... Un po' di silenzio. Consigliere, scusate, se abbiamo bisogno di riflettere alcune ipotesi, noi possiamo rispondere anche al consiglio, però dobbiamo consentire a chi chiede di parlare serenamente. Consigliere Amato, mi ascolti. Consigliere Amato, Vincenzo, prego, alla parola. Io ritengo che la soluzione più giusta per arrivare all'obiettivo è, se si vuole trovare un punto di incontro e arrivare alla soluzione che accontenta tutti in aula, in questo caso tutto il popolo, significa andare a completare questa proposta in vari settori, che c'è chi desidera, ci piace a 5%, c'è chi ci piace a PS, c'è chi ci piace a BMW, quindi detto così per loro, quindi si ritira la proposta. Si tiene conto di questo emendamento, l'ingegnere non c'ha la premura di una settimana, ma quando è pronto si porta in aula con questa proposta del consigliere Amato e si va alla votazione unanime e si dà la città a questo è una via diversa da questa. No, è una proposta di invitare gli occupanti. Una proposta. Sto dicendo il ritiro del punto alla votazione. Sto dicendo di ritirare la proposta. Visto anche il ragionamento che ha fatto l'ingegnere, si tiene conto dell'emendamento, si prende sul tempo perché non è che si tratta di tutto il tempo per studiarselo, sicuramente può ottenere gli stessi pareri, si può arrivare all'obiettivo, questo è il mio pensiero, e se arriva alla proposta si dà alla città una risposta. Scusatemi, io non sono in grado di scrivere. Ne riscrivete per l'Italia, perché come ha fatto il consigliere Amato, io non sono in grado non sono così bravo, mentre dice passate a scrivere. Scusate, ma se passa il Dino, chi sarà per essere recepito? Un minuto, lei ha fatto una proposta, c'è un sindaco che dovrebbe dire io quello che ho fatto. Posso intervenire? Ma io non sto facendo, non sto comprando nessuna proposta. Io sto invitando tutti quanti a riflettere, tu ma più che ti parlo lo devo decidere io, consigliere Bartolo, e per favore lo faccio stare zitto, perché è provocatorio questo. Non è una proposta, sto cercando di invitare un proposito ad arrivare a un obiettivo, questo è. Quindi segretario, se ha bisogno che io faccio lo spero, lo ripeto piano piano. Non è la proposta. C'è solo il fatto di invitare tutte le forze di quest'aula, di questo emiciclo, affinché si possa arrivare a un obiettivo. Questo è lo scopo. C'era l'intervento del sindaco. Prego, consigliere. Consigliere, prego. Io ho ascoltato l'intervento del dottor Fulmer e l'intervento del consigliere Amato. E per me, io credo che se cambia qualche cosa, però la sostanza penso che è uguale. Visto e considerato che il dottor Fulmer ha fatto una proposta, secondo me, accettabile, che non cambia niente in sostanza, perché giustamente il nostro desiderio, che quello studio viene fatto con quell'emendamento. Il messaggio è chiaro. Desideriamo che quell'emendamento venga inserito in uno studio nuovo, quindi sia chiaro, o rederà o non rederà. Il desiderio della maggioranza, diciamo, intanto consigliere comunale, è che quell'emendamento che viene accettato, diciamo, viene inserito nel nuovo studio e speriamo che pareri sono favorevoli. Quindi invito il consigliere Amato a dare, che neanche proposta è stata, per darle votiamo questo. Va bene, caro consigliere, ha chiesto di intervenire nell'ordine del sindaco, prego. Ripendo gli interventi consentito, e l'ultimo intervento parlava di maggioranza come intesa della mobilità di consigliere, non di maggioranza intesa come appartenenza al governo. Sono inteso il tempo. No, perché se devo questo? No, che volevano tutti esistono. Tutti no, ci sono. Poi se sono meno o più, non ci siamo ancora misurati. Allora io ho capito giusto, ma ci sono consigli comunali di parte avversa, appunto maggioranza, appunto opposizione, che preferisco pure proprio questo. Allora io parlo all'intero consiglio comunale da sindaco, alla mia maggioranza da
capo di una coalizione con il centrodestra, dicevo, ritengo che la proposta fatta da un componente della maggioranza, perché non lo scelgo più io di maggioranza, lo scelgono loro, lo scegliamo tutti insieme. Poi non posso tirarmi indietro a una proposta che mi viene da una persona, e lo dico con grande affetto, che mi ha votato tutto il bilancio, dunque non posso non accettare e dare assolutamente la buona fede, voto bilancio, giusto la dottora Funda? No, non sei lui, come con voto bilanci, me ne restano altre due e poi abbiamo fatto il bingo. Allora, consigliere Funda, il componente di questa maggioranza a tutti gli effetti, chiede, e secondo me farebbe bene la maggioranza ad accettare, innanzitutto premetto, dobbiamo avere l'accortezza di tenere distinti i ruoli, quello tecnico, ingegnere, chiedo scusa a nome di tutti, anche probabilmente io sono cercato. No, no, c'è stato un chiarimento. No, 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 a nome io ho un nuovo. Ma c'è stato un chiarimento. Basta, certe volte noi nella sopra, probabilmente l'ingegnere ha il suo ruolo dicendo chiaramente questa proposta stasera così com'è non è emendabile. Vai, emendabile. No, è emendabile, ma ha bisogno di un stasera, ho detto stasera, ma adesso non è emendabile. Tecnicamente oggi non è emendabile. La mia proposta, infatti, qual era? Non è emendabile secondo quella direzione. La mia proposta nella zona la mia proposta che io feci originariamente, alla fine volevo andare alla conclusione che era quella. Consiglio comunale, dottore Funneri, tutti quanti, dottore Funneri, consigliere. Ma maggioranza o consiglio comunale? Come sta stato? Consiglio comunale. Cosa io cosa ho detto per non perdere tempo? La mia proposta era stralciamo quelle due macroali in modo che restano cambi comuni e lì l'ingegnere Manca questa sera poteva dire sì. Ma per... perché rimangono cambi comuni? Perché rimangono quindi. Perfetto! Non... rimandando! Il rispetto della norma è ad abbondanza. Dopo di. No, ma amato, non minaccia nessuno perché ma io non sto minacciando nessuno. Ora mi fa male che stiamo a proposito. Ma cosa ho fatto? Ma poi ci abbiamo tutto scorso. Ma è che non c'è un emendamento, ma poi non c'è. Prego, sindaco, continua. Ma che ti ho offeso? Ma ti ho offeso? Ma lei l'ha offeso? Silenzio. Ma chi l'ha offeso? Ragionare con le parole, lasciamo appena la maggioranza in mezzo, ma io sto intervento. Allora, consigliere Amato, cortesemente io non l'ho mai offeso in 5 anni. Non mi sto offendendo. Ma chi lo fa? Lei ha mangiato. Non mi sto offendendo. No, se continuo questo modo di intervenire, non ho più discorso. Se continuo questo modo di intervenire, guardi, il sindaco, non ho paura di me. Non ho proposta. Allora, e vediamo se qua. La... forza sindaco bambino. La maggioranza della minoranza. Ma l'amendamento silenzio. Non lo fanno proprio. Prego, signor sindaco bambino. Non è corretto così. Prego, ma non è corretto veramente il suo modo di fare. Un modo di continui sindaco. Uno che già dice alle 5 anni finalmente che ha continui. Cioè le difficoltà già fatto capire tutto dal principio, no? Allora, facciamo nostra la proposta del dottore Funneri per la settimana. Sulla proposta del dottore Funneri per la settimana. Posso modificare il giorno, siccome mi sono accorto nel corso, se qua giovedì il cosa ci vorrei essere giovedì. E non è che cambia fondo. No, 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 votiamo, siamo favorevoli. Ah, ma che significa votiamo? No, facciamo un consigliere Pappalardo. Allora, il lo tempore, prego. Anzi, mi scusi perché faccio loro che porta la parola. A giovedì. Aspetta un po'. Questo lo precisiamo per la faccia con te. Non faccio un po' di dato. Tu stai parlando. Un po' di silenzio. Scusate, sono serio, è una proposta, è tutta una proposta, no, io non ci ho aiutato dall'amministrazione,
espresso nel precedente intervento per quanto riguarda la proposta del consigliere Buone. Il gruppo misto è favorevole all'invio, giustamente però non ho condiviso l'intervento poco fa del sindaco, che ci mancherebbe altro, ci può stare, perché non c'entravo con l'invio, con la proposta, con l'emendamento, con la battuta dei otto bilanci che dicevo, però a volte anche i numeri sono fatte per essere smentite, per essere interrotte. Grazie. Grazie consigliere Giuffrini. Chi chiede di parlare in merito alla proposta di rinvio dei lavori? Rinvio dei lavori, io voglio ripetere, rinvio dei lavori, quella è la proposta. No, c'è la proposta di ora, perché siamo in termini, consigliere Amato, nonostante il parere negativo da parte dell'ingegnere, lei intende mettere ai voti la propria proposta di emendamento della proposta della precedente? Sì o no? Lo chiedo a lei, perché lei è il titolare della proposta. Perché ha precedenza nella votazione? Sì, prima, lei porta prima la proposta. Un po' c'è un libro, non c'è. Sì, chiede che si voti l'emendamento. Prego, si può procedere alla votazione. L'emendamento del consigliere Amato, caduto il parere. Il ingegnere Mangari non ha dato parere favorevole in ordine all'emendamento proposto dal consigliere Amato. Mario è titolare della propria proposta e ha chiesto che nonostante il parere si proceda al voto. Per questo parere è un discorso, cioè un eccesso di tempo.
non ti posso dire una cosa, ma il principio è quella proposta di emendamento che se non ha proposta male è sufficientemente chiaro. Dunque si può procedere alla votazione del suo emendamento così come l'ha proposto, ma perché c'è la proposta del dottor Fulmine? Si può procedere, è chiarissimo il consigliere. Se basta che la diamante non può passare. Mi pare ovvio, sono in antico, se no sono in antico. Chiedo scusa, il mio parere sì. È negativo. Su che cosa? È negativo. Cioè, ma molto chiaro è negativo. Ma dai, dottore Amasi, ma se lei ci possiamo procedere alla votazione. È negativo perché lì abbiamo giusto una serie di serie nuova. Stasera è negativo. Ma che cosa vuole fare? Stiamo votando come la nostra scorsa abbiamo proceduto alla fase di votazione. Vi chiedo lo stesso ordine. Prego, dottore Amasi. No, perché non sta facendo la proposta di possiamo votare l'emendamento di Maria Amato così come la proposta. Prego. Presidente, posso... Ascolta, lei può parlare anche successivamente. Ora, cioè, siamo in fase di votazione. Come ho detto poco fa, prego, si può. Scusate. Uno che esprime se devo avere io la certezza di poter votare serenamente. Io voglio capire cosa dice la gente, perché se dice un parere contrario, io non devo sapere votare. Io voglio capire, voglio sentire, ma stare calmi. No, non devo votare. Voglio capire cosa dice l'ingegnere prima di esprimere. Scusate. Un minuto, ingegnere, poi non è Scusate. Vogliamo capire, a parte la proposta, si può integrare quel come ha detto il consigliere Amato dentro questa delibera e poi successivamente lo si prende il tempo. Vogliamo essere sicuri tutti quanti. Possiamo procedere alla votazione. Prego. Aspetta, questo parere non lo posso fare. Scusate, non ha parlato. No, mi sono imbattuto. Possiamo procedere ancora? Ma questo è il consigliere Amato. Ma bisogna avere tutte le cose del consigliere che ti vorrei votare per una cosa. Non vuole dire bisogna prendersi in giro che la proposta del consigliere Fund è conseguenziale all'emendamento del consigliere Amato. Allora io dico che se non passa la proposta del consigliere non c'è l'altra proposta. Ma quello che non c'è legale, non ci può essere che conseguenziale a quello. Allora una proposta. Non è possibile. Allora, io dico una cosa. Se c'è il consigliere Giuffrida, lasciamo terminare quello che ci chiariamo. Prego, consigliere. Allora, io dico una cosa. Se comunque si usa sempre femmine, ricatta. Un po' di silenzio. Qua ricatti non ce n'è. Allora, io per quanto riguarda il gruppo misto, se non passa la proposta del consigliere Amato, ma non è non c'è motivo di esistere la proposta del... ma che significa il tuo sostegno di interrogarsi? Ma è arrogante, un po' di silenzio, consigliere Amato. Io non è che sto dialogando con lei, consigliere Pappalassi, ha tutto il consiglio comunale. Allora a questo punto si va a votare se non passa la proposta del consigliere, perché secondo me se passa la proposta del consigliere Pappalato, si vota anche la proposta del consigliere Amato, si vota anche la proposta del consigliere Fulda per il governatore affinché si possa fare. Se non succede questo, questa sera andiamo a votare la proposta. Ognuno si assume le proprie responsabilità. È la procedura normale che sta indicando. Consigliere Amato, lei o il consigliere Amato? Scusami, ma c'è il consigliere Vasta che voleva chiarire. Mi intervento anche per me, Giuffrida. Scusate, così mi intervento anche per me. Significa
per me se passasse invece l'emendamento di una proposta vuota. Poi si voterà, credo, lavori. Se passasse l'emendamento di Amato. E la bomba del giusto, se saluto. Poi si fa la proposta e poi vedete si costruisce. Scusi Presidente, scusate, no, c'è il segretario della seduta che ha bisogno di chiarire. Un po' di silenzio, scusatemi consigliere. Come stanno le cose in questo momento? C'è una proposta. Che riguarda una modifica, un'interruzione della delibera che c'è ai voti. Uno studio, no, c'è uno studio. Integrare la delibera con uno studio di fattibilità per aderire le armi di quella. Con uno studio di fattibilità. C'è integrazione della delibera. Su questa proposta c'è il parere negativo del testo. Questa è la prima proposta che fa i voti. Se per caso questa proposta non dovesse il consigliere non dovesse essere accolta, c'è la proposta Furneri che è messa in atto, che dice chiedi il rinvio dei lavori, stiamo attenti, è una cosa diversa, non l'integrazione, ad una settimana e specifica giovedì, per dare modo all'ingegnere di procedere con lo studio di fattibilità per l'intervento di altri che con un su che cosa? Su che cosa? Lo studio che viene su che cosa? Su che cosa? Sì, altri tecnologie. E poi lo stesso lo studio che ha detto la sua cosa diverse. E su chi c'è di verificare come si sta procedendo? Ha chiesto di intervenire il consigliere Mario. Mario. Aspetta, c'era il consigliere sempre Vassa che aveva intenzione di Amato Vassa. Scusate. È la stessa cosa. Amato Mario, prendi qua. Allora, presidente, sì. E il notaio della seduta di ingegnere, scusa. Un po' di silenzio. E se passa poi andiamo già delle allora io la voglio modificare questa proposta, mi dite cosa devo fare per favore. Si va, i voti con la proposta che ha fatto. Qual è la proposta? Questa, di integrare. Si allora chiede di integrare la delibera. Integriamo questa proposta. Con uno studio di fattibilità al fine di adibire le aree, dei campi, con certo di delibera. Questa. Ma la fa? Allora voglio fare questa proposta. Io voglio modificare questa proposta. Che fare? Possiamo procedere ancora? Non mi interessa lo parere, non puoi pensare più un parere. Lo sta dicendo. Questo parere fa nel senso maestà, Bibbia, lo signore, a te pensa di un parere. Ieri io l'avevo capito mezz'ora fa che lei ha detto tecnicamente io non lo so. Votando, prego.
Leonardi. Per favore, adesso va bene. Un po' facciamo il pelo, c'è più la ciao, un po' facciamo il pelo. Va bene, va bene. Prego, si vuole. Cantarella di Genso. No. La del Farfredo. No. Giuffrida Salvatore. Sì. Magra Alfio. No. Dato Luigi. No. Furna di Placido. Sì. Pappalardo Giuseppe. No. Vignere Vincenzo. No. Basta Ada. Sì. Amato Mario. Sì. Salva Giuseppe. Assetto. Isare Vincenzo. Sì. Ventura Grazia. Sì. Ravisarda Vincenza. No. Pedralia Giuseppe. No. Sapienza Giuseppe. Cantarella Marco. Sì. Amato Vincenzo. Sì. Murcia Mauro. Sì. Capolingua Placido. Sì. Come si sente la nostra situazione? 9 sono i voti contrari, 1 è il consigliere assente, 10 sono i voti favorevoli. L'Aula approva l'emendamento del consigliere Marino. Pertanto... Per consentire quel tipo di studio. Andiamo avanti. Ma giovedì. A giovedì. Sì. Ore consigliere. Bene. Quale c'è anche ora? A giovedì 14. Giovedì 14. Ma la può buttare al delitto. Silenzio. Non c'è, è assista.
Oggi veniamo a stasera.